Amici e amiche di Vivi Casa Giove, buonasera dalla caserma De Martino. Abbiamo l'onore di avere il presentatore del premio De Regge, Francesco Mastandrea, ai nostri microfoni. Ti ringrazio molto, sei molto ospitale, l'onore mi sembra francamente troppo. Sei molto carino, grazie. Caro Giacinto. Senti Francesco, è la prima volta che presenti il premio De Regge? Sì, credo di aver fatto un anno il giurato, ma è la prima volta che lo presento. Sono molto contento di farlo, perché a parte il fatto che sono legato a un'amicizia con Enzo Varone, che è il direttore artistico, credo ormai da una ventina d'anni, ma ho proprio una considerazione altissima del suo lavoro. Questo è un premio che serve a non perdere la memoria dei due artisti che hanno fatto la storia della comicità quando la televisione non c'era, e loro avevano una popolarità straordinaria, figlia solo del passaparola, ed è giusto che la loro città d'origine non se ne dimentichi mai e che dia la possibilità ai giovani comici di farsi strada sotto un'egida così importante. Ecco, il cabaret, oggi è difficile fare cabaret? Non c'è dubbio che sia difficile, anche perché io, scherzando alla radio, dicevo l'altro giorno, si trovano cabarettisti dovunque. Trovare un bravo idraulico, un falegname, un meccanico, un radiatorista è un'impresa ormai disperata, e quindi il sovraffollamento, in qualche modo la grande offerta, crea anche un po' di confusione. Poi è chiaro che i mezzi, la capacità, creano una selezione naturale, però è difficile, come tutti i mestieri del resto, nel senso che una volta si diceva, no, almeno quando ho cominciato io a fare l'attore, mi dicevano, ma sai, non è un mestiere sicuro, ma poi chi lo sa come finisce, se trovi lavoro o meno, ma non è più sicuro neanche fare l'avvocato, l'ingegnere, il chirurgo, quindi è difficile fare la libera professione. In questa regione in particolare è difficile trovare un lavoro, dopodiché questo è un mestiere che ha delle variabili per cui lo rende ancora un po' più complicato. Senti Francesco, eventi di questa importanza, quindi questi premi, queste rassegne, possono mettere ancora in risalto aspetti positivi del teatro e del cabaret in questo periodo di crisi? È fondamentale che si facciano eventi di questo tipo, al di là del fatto che poi sia cabaret o teatro, ma che ci sia ancora una riunione di gente con sedie e un palco, quindi un'esibizione dal vivo, è una cosa importantissima, perché la grande offerta televisiva sta creando, secondo il mio parere, una grande passività, cioè il fatto di mettersi un paio di pantaloni, farsi una barba, uscire di casa e venire a vedere uno spettacolo è un'abitudine che si va un po' perdendo. Allora provare a stimolare il pubblico è fondamentale, perché il teatro ha proprio questa funzione sociale, il pubblico che svolge un'azione attiva è un ruolo fondamentale, perché se poi tu fai lo spettacolo con Teatro Vacante, cu fai a fa? Francesco, facciamo un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casa Giove, ricordando che questa sera c'è il premio De Regge. Allora, questa sera c'è il premio De Regge, che quest'anno vi siete probabilmente persi perché lo state vedendo questo filmato, quindi facile che non ci siete venuti. Veniteci l'anno prossimo, perché cercheremo di farlo ancora più importante. Stasera abbiamo un grande ospite, c'è Gino Di Vieccio, c'è una giuria di grande portata. Un abbraccio agli amici di Vivi Casa Giove. Se proprio non avete niente di meglio da fare, il sabato e la domenica potete ascoltarmi su Radio Marte. Se vi va, siamo là. Grazie a tutti. Ringraziamo Francesco Mastandrea, per Vivi Casa Giove è tutto.